Ciao fans! Ciao fans! Luna, chiedimi perché siamo qua oggi. Perché siamo qua oggi? Siamo qua oggi perché ci chiedono in continuazione, più che ci chiedono, in realtà in tantissimi affermano, ma voi non lavorate? Magari. Magari, infatti. Quindi, cioè oddio, in realtà facciamo più di un lavoro anche, perché ormai questo è un lavoro, quindi è più di un lavoro. Sì. Quindi cogliamo l'occasione per raccontarvi un attimo chi siamo, cosa facciamo, da dove veniamo, perché esistiamo. C'è vita sugli altri pianeti. C'è vita sugli altri pianeti? Secondo me sì, perché ci sono troppe stelle, galassie, per forza ci deve essere. Non è detto che sia intelligente, però secondo me c'è. Magari non sono esseri umani, sono dei cosi invertebrati con una mano e un occhio. La probabilità che l'evoluzione li abbia portati ad avere la stessa identica forma nostra, dubito fortemente. Sicuramente ci sarà, ma sarà in altre forme. E perché non ci invadono? Perché non è detto che abbiano una tecnologia sufficiente. Perché noi non li invadiamo? Perché non li abbiamo mai trovati. No, perché no. Ma anche se li trovi, facciamo fatica a mandare le sonde su Marte, che qua ha uno sputo, come fai ad arrivare a un'altra galassia? Non riusciamo, facciamo fatica ad andare sui pianeti nel nostro sistema solare. Cioè, fatica non è vero, però comunque ci vuole un botto ora che parte la sonda e arriva a Marte. Figurati arrivare... Sembra che la stella più vicina, che è Alfa Centauri, è a 6 anni luce, tipo. Vuol dire che ci metti 6 anni alla velocità della luce. Oh, la madonna! Con i mezzi attuali, che non ci arriviamo neanche per sbaglio, neanche a una velocità che si possa neanche avvicinare a quella, non so quanti migliaia di anni ci vogliono per arrivare alla stella più vicina. Quindi non siamo proprio in grado di fare una roba del genere, per ora. Ah, ok. Grazie. Anche perché la storia dell'umanità da quanti anni c'è? Storia conosciuta c'è da almeno 10.000 anni, le prime civiltà che si conoscono, che hanno lasciato traccia. Andiamo nello spazio da 50 anni, dove vuoi andare? Sulle altre galassie. Già buona che c'è il volo di linea che ti porta da qua al mare e dal mare a qua. E evolviamoci. Beh, comunque, senza andare troppo fuori tema, cosa facciamo nella vita? Lavoriamo o non lavoriamo? Lavoriamo o non lavoriamo? Certo. Quindi, dai, racconta un po', tipo, chi sei, da dove arrivi, cosa hai fatto fino adesso. Cos'è, un incontro di alcolisti anonimi? Tipo, come sei arrivata dove sei, cioè non su questa sedia, Va bene. Devo dire anche che sì, l'ho fatto. Vuole che lo faccio prima io? Che dopo mi copio almeno? No. Devo dire... Vuoi improvvisare? Devo partire dall'asilo. Partire dall'asilo? Beh, innanzitutto sei uscita da una vagina e questo è l'inizio di tutto per tutti. Mamma, me lo sono scelta così, non ci posso fare nulla. Beh, ma è vero, non sei uscita da una vagina. Beh, certo, dai, dove devo uscire? Tutti, appunto, quindi la tua vita è iniziata lì, quando Bene. Sei uscita da una vagina. Bene, grazie. Il 27 dicembre del 95. Sì, poi da lì. Erba. Poi da lì, vabbè, susseguirsi di vari eventi, case, paesi. Dopodiché, vabbè, dai, non devo dire l'asilo. Vabbè, ho fatto l'asilo a Montevecchia, in provincia di Lecco, un po' in Venezuela, poi sono tornata, ho fatto le scuole elementari a Colle Brianza, saluto tutta con la Brianza. Poi hai fatto le medie, ho immagino. Ho fatto le medie, un anno a Lecco, non saluto quelli di Lecco perché mi stavano un po' antipatici, cioè erano scuola privata, tutti con la puzza sotto il naso, non mi piaceva. Poi ho fatto gli ultimi due anni a Morbegno, molto easy, belli, sono tutti quelli di Morbegno che mi stanno molto simpatici. Dopodiché ho fatto le superiori a Colico, non sono state bellissime perché era una classe di sole femmine e non vado molto d'accordo con le femmine io. Quindi comunque il concetto è che sei diplomata. Certo, sono diplomata dopodiché? In turistico, dopodiché sono andata a Milano per una scuola di estetica, ho preso un altro diploma dopo 3 anni. La scuola era di 3 anni, ci ho messo 3 anni, non è che l'ha preso dopo 3 anni, era la scuola da 1. No, era importante di 3 anni, perché poi certo. Dicono, ci ho messo. Ero bravissima, sono andata a lavorare come estetista, dopodiché. Non ti piaceva? Dopo vari anni. Ti sei accorta che non era la tua strada? Esatto, mi sono accorta che non era la mia strada, cioè mi piace un sacco l'estetica, il mondo dell'estetica,
ma lo faccio su di me. Cioè, mi curo me stessa, non invece curare gli altri. Beh, oh, cioè, nel senso, comunque, capire di aver fatto una scelta, tra virgolette, sbagliata e prendere un'altra via, comunque, cioè, nel senso, ci vuole anche un po' di coraggio a rilanciarsi in una roba che non si è mai fatta. Esatto, dopodiché, quindi, sono andata a lavorare... In un'azienda, in ufficio acquisti, ed è il lavoro della mia vita, bellissimo. Cioè, mi piace un sacco... L'azienda è fantastica, non dirò il nome perché non voglio fare pubblicità. No, soprattutto è sempre meglio non dare troppe informazioni di dove trovarci, come... No, sto scherzando, però nel senso poi magari all'azienda non fa piacere. No, esatto. Penso di sì perché è tutta pubblicità, però sì, è sempre meglio rimanere un po' nell'anonimato, tipo Batman nella Batcaverna. Esatto. E niente, quindi ad oggi lavoro da lunedì al venerdì, mi alzo alle 5:30, E torni a casa sempre alle 6:30 se non andassi in palestra. Poi no, invece dopo il lavoro vado in palestra, quindi torno a casa che sono le 8:30. Dopodiché muoio sul divano. A quel punto lì bisogna cucinare, lavare i piatti, preparare le cose per andare a lavoro il giorno dopo, tipo le schiscette. E quindi non è che come per qualcuno dice, non fate un c***o tutto il giorno. Ma magari non facessi un c***o tutto il giorno. C'è qualcuno che ha detto che non c***o. Ma tu, ma sai quanti dicono, ma non lavorate, che bella vita nasce ricchi. Vabbè. Cioè, si alza alle 5:30 e quando va bene torna a casa alle 8:30. Vabbè, uno potrebbe dire, non andassi in palestra, comunque si alza alle 5:30 e tornerebbe a casa alle 6:30. Che e sono... mi faccio tutta la tangenziale est e ovest di Milano, con tutto il traffico. Comunque sono 13 ore. Bene, comunque quando torno a casa c'è da preparare da mangiare, c'è da stirare, c'è da lavare. Bisogna portare avanti una casa. Abbiamo tutta la casa da portare avanti, bisogna preparare le cose per il giorno dopo e magari ci può anche rilassare un attimo a guardare la tele sul divano. Quindi questo è un po'... E nel mentre dobbiamo anche... Lei risponde qualche messaggio su Instagram, cioè quando non vi rispondiamo, non vi risponde proprio perché lo fa lei subito... Cioè, in una giornata del genere, pensate a mettere dentro anche gestire i social. Non è che è proprio semplicissimo. Cioè, chi fa solo quello per vivere e comunque non risponde... Noi facciamo x mila altre cose e ci sta che le ore finiscono in una giornata. Eh sì, infatti, servirebbe un qualche ora in più. Comunque, è finito, posso... Sì, vada pure, grazie. Grazie, Quindi non è vero che non tutto il giorno, ma anzi. E poi nel weekend o usciamo in moto, o comunque c'è da fare la spesa tutte le settimane, o lava le macchine, lava le moto, pulisci la casa, cioè c'è sempre un botto di roba da fare. Beh, poi andiamo anche in giro, andiamo a trovare i parenti, certo. Shopping, cioè shopping. Comunque è una vita abbastanza... No, è vero, cioè nel senso non riesco mai a trovare il tempo di dire mi sto annoiando, no, non mi capita da anni di poter dire mi sto annoiando. Oddio, in quarantena sì. Sì, che poi in realtà abbiamo fatto un botto di robe, abbiamo fatto un botto di video, mi sono portato avanti, ci allenavamo. Sì. Cioè, era un po' sbatti. Sì, infatti mi ha un po'... è stato un periodo un po' complicato. Ma penso un po' tutti, Beh, comunque invece io, anche io ho fatto l'asilo. Pensa, io ho finito l'asilo quando tu ancora non l'avevi iniziato. No, lui non è andato all'asilo nido perché non gli piaceva. No, al nido assolutamente no. Mi guardava mia nonna Ambrogina. Salutiamo la nonna Ambrogina. Che tanto non vedi video, quindi. Dopodiché, anche all'asilo normale non è che ci andavo molto perché mi ammalavo in continuazione ed era tutta una roba psicologica perché non mi piaceva andare. Quindi il pediatra ha detto a mia mamma, guarda, lo tengo a casa che vedrà che non si ammala più. Puntualmente è successo così. Quindi di asilo su 3 anni penso che sommando i giorni avrò fatto forse 1 anno e mezzo. Povera figlia. No, ero sempre dall'Ambrogina. Ah, povera Ambrogina. Perché gli altri miei nonni lavoravano. Sì, era dall'Ambrogina a bruciare le palme. Vero? Questa è una storia vera. Con l'accendino di mio nonno, aspetta le palme, quelle che hanno la peluria. Appena avvicinato l'accendino ha fatto una palla di fuoco. E lui col secchiello per cercare di spegnere il fuoco. Avevo 5 anni e quello mi è venuto in mente. Di fianco c'era la canna, però era dentro un tombino e non ci arrivavo. Quindi la prima roba che mi è venuta in mente è prendere il secchiello. Vabbè, comunque poi ho fatto le elementari anche io. Poi ho fatto le medie. Io andavo molto molto bene. Vantiamoci, non Beh, so sì, comunque sì, studiavo tanto.
Poi ho fatto le superiori, ho fatto lo scientifico, che lì andavo molto molto bene. Vantiamoci anche per questo. Però non avevo vita sociale, praticamente la mia vita era scuola, studio, studio, scuola e via così. Fino a che sono arrivato a finire il liceo e ho fatto l'università. La Bocconi. Sai che quando lo dicevi, tipo quando l'ho detto tua cugina non ci credeva, ma come? No, adesso diranno, quindi sei ricco, no? La è Bocconi. Che i miei genitori hanno fatto un botto di sacrifici per pagarmi l'università. Sì, è vero. E santi i tuoi genitori. Esatto, sì. E loro ci credevano forse anche più di me, anche nei momenti in cui io non ci credevo, loro ci hanno sempre creduto. E quindi sì, ho fatto 5 anni lì. No, ma sottolineiamo il fatto che tuo papà fa falegname e tua mamma lavora in una fabbrica. Quindi cioè non è che viene da, non so, Berlusconi. No, sono persone normalissime che si sono sempre fatte un mazzo assurdo al lavoro. E quindi, finita l'università, ho iniziato a lavorare e ho già cambiato 3 aziende, ma non perché mi cacciano, ma perché fondamentalmente dopo un po' mi annoio, voglio vedere cose nuove e soprattutto è iniziata qui la mia scalata verso il milione. No, va bene, nel senso veramente dopo un tot di anni secondo me per crescere bisogna cambiare azienda e andare a ricoprire posizioni sempre più importanti ed è quello che sto cercando di fare e quindi applausi. Non bisogna mai accontentarsi nella vita. No, mai. Perché la vita è una sola, va vissuta fino in fondo. C'è una citazione di qualche filosofo sotto? No. Ok. Tutta farina del mio sacco. No, va bene. Quindi, tipo, adesso sono in un'azienda, sono il responsabile di bilancio di quell'azienda e non mi alzo presto come l'una, però comunque anche io mi alzo, se vado in ufficio alle 7:10, esco di casa alle 7:30 e torno a casa alle 7 di sera. Quindi sono tutto il giorno fuori casa, in più quando torno io devo montare i video, mentre magari l'una cucina e lava i piatti, perciò in realtà la mia giornata mediamente finisce all'1 di notte. Quando vado a letto presto, se no ho provato anche andare a letto alle 2:30. Sì, io vado sempre a letto da sola. Questo per fare i video e quindi in realtà, e oltre a tutto ciò, quando sono in ufficio vado in palestra a posa pranzo, quando non sono in ufficio vado con lei alla sera e quindi torno a casa con lei alle 8:30. Cioè quando non sono in ufficio perché faccio smart working, non è che sono a casa a non fare un c***o come qualcuno pensa. Quindi questa è un po' la nostra vita, questo è quello che facciamo e quindi Luna lavora in ufficio acquisti, io sono il responsabile di bilancio di un'azienda, sono 2 aziende diverse. Certo. Quindi sfatiamo il mito che non facciamo niente dal mattino alla sera, sfatiamo il mito che le nostre famiglie sono ricche e noi non facciamo niente dal mattino alla sera. Ma sai perché la gente dice così? Perché noi pubblichiamo ogni giorno qualcosa in cui facciamo vedere dei posti, ma sono cose, cioè, sono cose salvate in galleria che pian piano... Incredibile, si può registrare, salvare in una memoria e poi pubblicare a distanza. Quindi magari ci sono foto vecchie che però magari ne abbiamo fatte talmente tante durante l'estate e noi le pubblichiamo giorno per giorno. Quindi sembra che facciamo... Che non ogni facciamo, giorno siamo in vacanza, giro. Esatto, no, ma no. Non è così. Almeno fosse così. Bene, quindi questo è quanto, questo è un po' il riassunto della nostra vita e niente. Le pagine della nostra vita. No, mamma mia, che film angosciante. Me l'aveva fatto vedere... La tua ex? Sì, una delle mie ex. Ma lì l'ho visto una volta, forse. Che strazio, veramente. Sì, è un po' uno strazio. Beh, bello, bello. Sì, però un po' angosciante. Toccante, però l'ho visto solo una volta e basta. Non mi piacciono i film romantici. Ma poi perché dovrei riguardarlo? So già come va a finire. Vabbè, comunque non mi piacciono i film romantici. Non c'è pericolo che lo vediamo insieme. Bene, fans, lasciate un like. Non è vero, ci metterete il dislike perché... Abbiamo sfatato il mito per cui non faccia niente e... Sì, ma è premiata la nostra simpatia, no? No, la sincerità, perché sincerità e simpatia. Potevamo anche essere qua a dire siamo milionari e far credere, come c'è un sacco di gente che fa credere chissà cosa. Apprezzate la sincerità e noi basta. Siamo così, come ci vedete? Con la maglietta. La maglietta? Tra l'altro passate nello shop, visto esatto. Che non è che navighiamo nell'oro, se comprate qualche maglietta... Almeno in vacanza possiamo uscire a cena qualche volta in più. Beh, ci andate sta. Su Tube Shop Italia, categoria The Moon Riders, vi lasciamo il banner. E svaligiate lo shop. In sottoimpressione o in sovraimpressione? Ma è sotto, ma è in sovraimpressione. Ah, ok, in sovraimpressione uscirà un banner.
Ciao fans! Ciao fans!